settembre 2012, sono le 6:22 minuti del mattino. Siamo giù al Granatello, come si può vedere, dove stanno le barche, e riprendiamo praticamente la munnezza che è venuta da mare, forse direzione Napoli o forse direzione Ercolano, dai comuni limitrofi. Come si può vedere dalle immagini, a causa di questi 3 giorni di pioggia temporale, praticamente è venuta da altre parti questa munnezza che stiamo riprendendo giù al Granatello. Guardate qua che schifezza! E adesso andiamo al Clud de Clud. Schifezza per schifezza. Dopo che l'amministrazione si sta facendo un bel mazzetto. Guardate qua quando c'è il mare agitato, quanta schifezza. Dovrebbe venire anche una cooperativa a pulire. Guardate, e sto facendo una lotta per l'inquinamento del mare, con delle belle soddisfazioni col risultato di Pedrassa di 5-6 mesi fa, ma sto continuando a fare queste battaglie. Allora, vediamo che cosa ci sta. Queste vengono dal mare, queste reti di mare per tirare le cozze, da quello che mi hanno insegnato, quello che mi hanno detto. Poi che ci sta? Plastica, bottiglie di, mi sembra, di deterrente, bah, c'è di tutto, scarpa da ginnastica, ancora un'altra scarpa da ginnastica. Cioè, signori miei, è il colmo, è il colmo. Questo video ovviamente sarà dato, messo su Facebook e YouTube, e sarà dato anche al sindaco e alla capitaneria di Porto, perché ripeto, io collaboro con la capitaneria di Porto, con i carabinieri e con le istituzioni per queste battaglie. Guardate qua, c'è di tutto. Come si può vedere, la domanda, ma da dove viene questa roba munnezza? Certamente non da Portici, ma è trasportata con le correnti forti, ripeto, forse da Napoli, forse da Ercolano, certamente viene da qualche parte. Guardate, c'è di tutto. Ripeto, sono le 6:22 del mattino, ci troviamo giù al Granatello, come si può vedere dalle inquadrature, e andiamo a continuare a fare la seconda parte, piano piano. C'è, è il colmo. Ripeto, è il colmo. C'è di tutto. C'è di tutto. Guardate qua.
dobbiamo combattere questi scempi che accadono. Ci dobbiamo dare da fare. Che peccato quella villa abbandonata. Purtroppo è privata e da quello che mi è stato riferito è stata messa all'asta. Dobbiamo difendere la natura, dobbiamo difendere l'ambiente perché è un dono ed è un peccato distruggerlo. Quindi dobbiamo combattere insieme, uniti, senza criticare, a distruggere, ma a costruire, cosa che sia il sottoscritto che l'amministrazione Cuomo, che dal 2004 a oggi ha fatto vedere fatti, e anche questo sarà una battaglia da vincere. Mi sto occupando, ripeto, di tutta la costa, anche Napoli, per l'inquinamento delle fogne a mare. Con un gruppo riusciamo ad ottenere ottimi risultati, piano piano, come abbiamo raggiunto il risultato di Pietrarsa tutti insieme. Con questo ho finito, ci risentiamo alla prossima. Ripeto, questo video, queste riprese sono per una critica costruttiva a segnalare, sarà segnalato al comandante della capitaneria di Portici, al sindaco, alle autorità competenti, per cercare di risolvere il problema, non di puntare il dito e di criticare, ma di risolvere il problema. Con questo vi ringrazio, ci sentiamo alla prossima.